Stasera 23 novembre alle ore 20 allo Sugar Club, l'Istituto Italiano di Cultura ha organizzato una serata teatrale con l'attore Mario Pirovano che interpreterà l'opera di Dario Fo, L'usanto iullare Francesco. In anteprima ieri sera all'Istituto Italiano Mario Pirovano ci ha parlato dell'importanza di Dario Fo nel teatro italiano e mondiale. Il teatro di Dario Fo è un teatro universale, pensi che è tradotto in più di 30 lingue in tutti i luoghi della terra, addirittura in Australia sono stato, ho scoperto che degli aborigeni australiani conoscevano Morte accidentale di un anarchico di Dario Fo, per dirle come è penetrato dentro, è materia, è studiato in tutte le scuole. Dell'Inghilterra, di drammaturgia, di teatro, ma non solo, anche di cultura generale. Quando si pensa alla lingua italiana e alla cultura italiana, oggi non si può prescindere dal teatro di Dario Fo. Grazie. Prego. Successivamente presentato dal direttore dell'Istituto, Angelo Attangiano, Mario Pirovano ha intrattenuto numerosi presenti sull'arte di Dario Fo parlando dell'opera che interpreterà stasera. Since 1983, Mario Pirovano has taken part in all the works produced by Dario Fo e Frank Carame, either as an actor or an assistant producer, stage director or simultaneous translator. The long years spent with the master made Pirovano not only the most proven interpreter of the theater of Dario Fo, but also an passionate and tireless propagator, circulator of the style and language which have made Fo famous throughout the world and earned him the Nobel Prize for Literature. Thanks to Mario Pirovano for being here with us tonight. Territory, and it was always a huge success. I mean, a publisher, a London publisher, asked me if they could print the book. I talked to a London publisher, translated by an Italian, performed by an Italian. So it's something, isn't it? Now, I don't know, but I know. If you know how difficult it is to print, to have a book printed in Britain, even though a simple translation, am I allowed to talk? Are you prepared to listen to me, your most sir, lordship, Reverend Messer Cardinal Bishop Cornaro? This is how he starts his speech, and it's incredible. 500 years ago, in front of a big, it wasn't a cardinal, actually. It was a kind of vice pope. He was in charge of all the cathedral and all the town in the north of Italy. He was appointed by the pope to